Il titolo di spesa più importante del Comune di Salerno, quello delle politiche sociali, che resta confermato per questi numeri. Assolutamente sì, stiamo cercando di razionalizzare naturalmente le varie iniziative, ma sempre nell'ottica di dare il massimo delle risposte ai bisogni di questa città, che in qualche modo con la pandemia si sono anche modificati e sono anche in alcuni casi aumentati. Quindi valorizzando il lavoro fatto per il passato, che è immenso e enorme, stiamo comunque ridisegnando la mappa delle risposte da dare ai nostri cittadini. Buoni spesa, assistenza alle famiglie, poi ci sono le persone fragili dal punto di vista sociale, l'impegno è davvero enorme. Sì, parte finalmente questo pronto intervento sociale, che era un'iniziativa che avevano a cuore già da un po' di tempo per rispondere alle estreme fragilità, ma partono anche tante iniziative rivolte a supporto delle famiglie. Quindi abbiamo istituito un bando per attivare 17 centri polifunzionari per minori e adolescenti distribuiti su tutto il territorio, quindi un potenziamento di questi servizi e dei servizi all'infanzia che vanno a supporto delle famiglie per permettere la conciliazione vita-lavoro. Il pronto soccorso sociale concretamente come si svilupperà? Allora, ad oggi stiamo cercando i soggetti che potranno contribuire all'attivazione e a fornire insieme al Comune in una forma reticolare, quindi a rete, una serie di servizi che devono rispondere ai bisogni delle persone, l'emergenza che spesso il settore politico e sociale deve affrontare di notte, per esempio, e quindi in affiancamento naturalmente alla reperibilità che è in capo alle politiche sociali come settore. Senti, quanto è la spesa?